L'altro giorno abbiamo completato del tutto tutti i giochi attualmente usciti di Saints Row con l'ultimo capitolo, God Out of Hell. L'altro giorno però è uscito anche questo, Saints Row Boss Factory. Sostanzialmente che cos'è? Questo è il creatore di personaggi e molto probabilmente questo personaggio che viene creato una volta uscito il gioco verrà importato automaticamente. Direi che è arrivato il momento di dargli un'occhiata allora. Saints Row Boss Factory. Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questo episodio speciale, l'episodio del Boss Factory. Qui creeremo quello che sarà il nostro boss nel prossimo gioco di Saints Row, appena uscirà. Quindi, personalizza il tuo capo definitivo con gli strumenti migliori di sempre. Salva i tuoi capi pronti per il gioco completo. Condividi i tuoi capi con il mondo e scarica quelli creati da altri giocatori. Registrati e collega il tuo account su saintro.com per esclusivi contenuti di gioco. A me sembra che ci sia tanto da fare e tanto da vedere. Contratto di licenza, certo, accetto tutto. Crea il capo, preordina, unisciti alla community. Unendoci alla community ci danno due caschi e un lanciatore multiplo MD101. Sappiamo che cos'è? No, però creiamo il capo. Allora, crea il tuo capo. Nella fabbrica dei capi, i giocatori possono condividere i capi che hanno creato per Saints Row. Ogni capo include le caratteristiche fisiche, l'abbigliamento e gli accessori del personaggio. Più opzioni personalizzate saranno disponibili nel gioco completo. Grazie al capo. Quando giochi la versione completa di Saints Row, i tuoi capi verranno importati automaticamente. Come quando era uscito Saints Row 4, che già c'era l'editor. E se non sbaglio, ancora prima c'era anche su Saints Row 3. Giusto per vedere un secondo, ci sono i tag, ma a me non interessa. Io voglio cercarlo per nome. Non si può cercare per nome e scrivere il nome che voglio io? Va bene, cerchiamolo per tag allora, cerchiamo celebrità. Wow, che velocità! Sta solo andando avanti da 5 minuti. Va bene, visto che lo sfogliacapi non funziona da nessuna parte, creiamocelo noi. Questi sono i set predefiniti. Non hanno un'espressività interessante. Questo però poco poco mi ricorda Johnny Knoxville. E visto che non siamo più in un centro originale, direi di usare un personaggio che non sia il solito. Per quanto mi dispiace, avrei voluto vedere se qualcuno l'aveva creato. Vediamo i completi allora. Ti prego, no. Non ti metterò un casco, non voglio che appaia durante le cavolo di cutscene. Abbiamo i cappelli, ok, molto classici, molto America. Abbiamo la coppola, perfetto. Faccio. No, ti prego, voglio fare un italo-americano. Voglio fare un italo-americano in sto cazzo di gioco. Un po' clipping del berretto nell'orecchio, ma va bene, sono dettagli. Magari l'aggiusteranno appena uscirà il gioco, speriamo. Michael Jackson. Perché dovrei mettermi un cappello da coccodrillo? Però lo apprezzo, ti giuro. Ok, con questo mi hai appena conquistato. Sì, con i cappelli diciamo che ci siamo. Beh, molto One Piece, eh? Allora, io devo essere sincero. Allora, io devo essere sincero, non sono bravo a creare i personaggi da zero, ho sempre bisogno di una base, ma coi capelli così non posso non cercare di farlo. Devo provarci almeno. Vediamo cosa possiamo mettere in volto, sicuramente. Ah, non avevo pensato agli occhiali, stavo già pensando ai piercing io. Come realizzazione degli occhiali ci siamo. Una delle cose che non mi piaceva di Saints Row, gli originali, erano proprio gli occhiali perché erano tutti plasticosi, erano tutti molto fittizi, non ce n'era uno che sembrasse reale. Mentre già qui abbiamo una personalizzazione veramente di tutto rispetto. Vediamo inferiore allora, giustamente, le bandane, le maschere. Nonostante il periodo, direi di non mettergli una maschera. Le giacche, le camicie. Doppio petto, mi piace. Allora, non voglio farlo cozzalo tutto cowboy, ma non lo voglio neanche troppo signorino. Non lo voglio troppo.
Direi questo. Con 50 gradi al sole, direi che la roba di pelle ci sta bene. Non lo voglio né troppo ragazzino né troppo cozzalo. Lo voglio... non lo voglio fare un minchione. Voglio che sia un personaggio serio, di tutto rispetto, e soprattutto di una certa età magari anche. Vorrei farlo che sia autorevole a modo suo. Certo, non giacca e cravatta, però già così ti rispetto un sacco. La giacca invece... è tempo di andare a Hollywood. Ok. Questi spolveri... Lo spolverino mi ha appena fatto venire in mente qualcosa che non doveva venirmi in mente. Lo spolverino mi ha appena fatto cambiare idea su tutto. Certo, così ti fa venire solo in mente brutte idee, ma forse potrebbe arrivare un corriere. Vediamo invece l'intimo. Abbiamo il bikini, quello non manca mai. Direi che avere una cerniera in quella posizione può fare veramente male. Potrei aver trovato le mutande giuste. Molto Jojo queste mutande. Vediamo i pantaloni. Ok, stai prendendo una forma interessante. Ok, dobbiamo solo cambiarti le scarpe, direi. E i calzini? Sì, i calzini tanto non si vedranno mai, quindi qualsiasi paio va benissimo. Basta che non ti sudano i piedi. Sì, però i sandali coi calzini no. Va bene tutto, ma la moda al primo posto. Perché? Con tutti i pezzi che sto vedendo mi stanno venendo di quelle idee, santo cielo. Non fosse per i risvoltini, quei pantaloni te li lascerei, credimi. Già solo a vederlo così io sto morendo di caldo. Pensa a lui nel deserto con tutti sti strati. Poraccio. E ora passiamo alla parte invece più tecnica, la corporatura. Come ho detto, non lo voglio esagerato. Lo voglio comunque un uomo abbastanza normale. Abbastanza vissuto, non grosso, ma neanche troppo mingerlino. Lo voglio normale. Ok, così è rachitico. Così è normale. Così è un po' esagerato però. Abbiamo anche le protesi? Ma ti prego. Cioè proprio quando vuoi essere inclusivo al massimo, insomma. Spazio a chiunque. Ed è una cosa magnifica questa, veramente. Il fatto di avere delle protesi sicuramente non è una cosa da sottovalutare. Anzi, è veramente figo. Molto molto bello. Cioè puoi veramente personalizzare il personaggio come se avesse avuto veramente un problema nella sua backstory. È veramente qualcosa da non lasciare così da parte, anzi, sarei quasi tentato di mettergliene uno, ti giuro. È figo perché davvero puoi far sembrare che il tuo personaggio sia nei Saints perché ha avuto un problema e quindi vuole quasi risolverlo quel problema. Bello, mi piace. Pudore. Ok. Mostra capezzoli. Beh sì, puoi anche personalizzare il capezzolo. È incredibile. Però siccome YouTube è mezzo verginello... No, ti prego, puoi anche... Dai! Direi che questa è perfetta per il retro. E siccome dicevo YouTube è mezzo verginello, meglio lasciare su l'intimo, si sa mai. Visto che siamo sempre sotto il sole, direi che un bel colorito soleggiato non te lo toglie nessuno. Ah, puoi anche addirittura farlo diventare un puffo oppure Hulk. Non male. Sai quanta gente farà i video vestiti da Hulk? Sicuro, sicuro. Ma ti prego... Puoi anche definire quanto si vedono le vene oppure no. Sono dettagli veramente magnifici questi. Puoi far vedere le vene, ma ti prego. Lucente. Sì, va bene. Cosa sei fatto di olio? Cicatrici sul corpo. Questo è quello di cui parlavo. Veramente puoi far sembrare che il tuo personaggio veramente abbia avuto un incidente vero ed è per quello che ha quelle cicatrici e ha quella protesi. Vabbè, questo è il mostro di Frankenstein. Questo t'hanno sparato. Questo è il gatto in casa. Questo sei un autolesionista molto creativo. A livello di personalizzazione finora devo dire che è forse il centro più pieno di personalizzazione che abbia mai visto. Dicevo, volevo vedere se potevo togliere questa canottiera terribile, tra l'altro. Ah no, non posso toglierla? Oh, che gioia. Vabbè, per il momento la sostituiamo con qualcosa che mi permetta di vedere almeno i tatuaggi. Io ho dei braccialetti simili a questi, infatti mi piacciono. Ma l'unica cosa che
un po' avrei apprezzato magari un filino di più sarebbe la possibilità di mettere magari due tipi di decorazioni sia a destra che a sinistra. Cioè così selezioni solo destra e sinistra oppure entrambi, oppure se fai solo sinistra e solo destra puoi metterne uno di uno e uno di un altro, come c'era nei centro precedenti, e quindi metterò questo orologio io. Con il colore delle app, ovviamente viola. C'è anche la tuta alare, ma immagino che potremmo sbloccarla solo più avanti nel gioco. Non erano tatuaggi, sono i peli sul corpo, ti prego. Certo, come ho detto, lo voglio un uomo vissuto, ma non voglio certo uno Yeti. Un uomo normale, un uomo con un po' di pelo sul corpo. Vediamo almeno i capelli, che cosa abbiamo. Così mi piace la personalizzazione dei capelli, perché almeno puoi già vedere e immaginare bellino lui, e immaginare come uscirà poi una volta visto. Molto signorino questo, molto fighetto. Porca troia, è uscito Tom Holland. Ok, io credo di aver scelto i miei capelli. Come dicevo, non voglio un ragazzino, un signore di una certa età, non vecchio ma neanche troppo giovane. Sta cosa della lucentezza però, santo cielo, un po' troppo esagerata. Sai, credo che non ci sia un modo per invecchiare il personaggio. Credo, eh. Ci sono le rughe. Vediamo le barbe, i baffi. Il baffo Moretti, ti prego. Ecco, già una barba del genere ti dà una certa età. Ti dà più di quanto non sembri. Ecco, questa secondo me è già perfetta. Ecco, le sopracciglia devono essere sempre di un certo spessore invece. Il problema è che sembrano tutte quante incazzate per qualche motivo. Sono tutte quante incazzatissime, guardale. Perché hanno ste forme terribili? L'unica sopracciglia decente che ho trovato è questa, che sono comunque un po' spelacchiate. Ecco, questi sono gli editor invece che faccio una fatica terribile. Faccio veramente una fatica terribile. Oh, ti prego, richiudi quella bocca. Le zanne però fanno sempre il loro effetto. C'è qualcosa di totalmente sbagliato in questa scena. Qual è la differenza fra denti da vampiro e denti coi canini? Che forse quelli da vampiro sono un filo più affilati. Sì, giusto pelo pelo, e sono solo sopra quelli sopra. Un po' come i miei. Posso anche farli di un colore e questa cosa mi incute terrore. Madonna mia, sai che potresti essere un antenato del nostro corriere tu. Ed eccoci finalmente a quello che a me interessava. La forma degli occhi e il loro colore. Che figata. Madonna, no. Allora, questo è sono belli ma sono terrificantemente strani. Questi qua da cyborg invece non sono male. Peccato per il resto. Sai cosa mi ricorda? Oh, ecco cosa mi ricordava. L'editor di Cyberpunk. Ancora un po' più evoluto quasi. È l'editor di Cyberpunk un filino più evoluto. E ovviamente gli occhi li facciamo verdi. Vediamo le cicatrici sul volto invece. Un filino esagerate, però sempre apprezzabili. Non ce n'è uno che mi piace. Peccato. Speriamo di comprarli allora nel gioco. E infine, tatuaggi. Ah, guarda, se c'è la protesi giustamente ti fa saltare il braccio con la protesi. Il professor Genki vestito dal colonnello, però no, ti prego. Allora, sinceramente non ce n'è uno che mi faccia impazzire. Spero sempre che nel gioco potremmo acquistarne o trovarne altri. Bello questo. Molto anime. Sarebbe carino vederli i tatuaggi se magari ti togli quella canottiera. Uguale sulla schiena. Sarebbe interessante vederli. Bello il ghoul che sta cagando. Ecco, questo sarebbe bello se... Ah, non posso modificare la dimensione, peccato. Però sai cosa? Il geco sulla gamba quasi quasi glielo lascio. Ed infine, la personalità. Ok, la voce di questo mi piace. Peccato per la musica altissima. What a beautiful day to be me. Questa. No, dai, ti prego, loda il sole, però no. Solo per questo hai già vinto tutto, su tutte le altre. Direi che come antenato di un futuro corriere ci siamo. Ci sono modifiche non salvate, vuoi salvarle? Certo. E puoi averne fino a 6, eh? Direi che come livello di personalizzazione ce n'è un sacco, c'è veramente tanto da modificare. Quasi fin troppo addirittura. Però... Sai che ti dico? Non mi dispiace. Meglio averla fatta ora che nel prossimo futuro.
Quindi signori, voi avete già prenotato il nuovo Saints Row? Io sì. Quindi, quando uscirà il gioco faremo l'unboxing qui sul canale. Ma cosa più importante, verrà caricato un episodio al giorno, tutti i giorni alle 18, come è stato per tutto il resto della serie. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo quando uscirà il gioco. Ciao a tutti!